Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video nel quale vi porto un estratto di un'intervista di Radio Veronica One che mi è stata fatta nel mese di gennaio appunto di quest'anno, nel 2019, intervista sul tema della dipendenza affettiva e dello stalking. Buonasera amici ascoltatori di Live Social per Radio Veronica One. Questa sera siamo in compagnia di Massimo Zedda, psicologo e psicoterapeuta. Buonasera Massimo. Buonasera e buonasera a tutti. Ci parlerà di dipendenza affettiva. Di cosa si tratta esattamente? Allora, la dipendenza affettiva è un fenomeno che riguarda la modalità di stare all'interno di una relazione sentimentale. Sì. È una modalità che prevede della sofferenza o sì, del disagio. E appunto viene definita dipendenza affettiva, sì, anche se non è inserita ancora in un contesto diagnostico ufficiale, proprio perché ha delle peculiarità, delle sì, caratteristiche che sono simili alle droghe, alle dipendenze da sostanza. Quindi una situazione diciamo molto molto delicata che bisogna affrontare con assolutamente cura. Molto delicata. Alcuni autori identificano tutta la relazione sentimentale sì, come dipendenza. Infatti parlano di dipendenza positiva, quando è appropriata, è reciproca, eccetera, ma ci sono anche le situazioni in cui la dipendenza è negativa, ossia crea sofferenza, disagio, sì, quando è inappropriata o c'è un rifiuto da parte del partner, sì, o non è reciproca. Quindi quando il riconoscimento nell'altro può diventare un'ossessione, una malattia quasi vera può e propria. Diventare un'ossessione. Il dipendente affettivo che prova ovviamente tutti quei sintomi, quelle sensazioni sì, euforiche, piacevoli anche che si hanno nella prima parte della relazione sentimentale. E sviluppa anche una sorta di ossessione, cioè cerca continuamente di riallacciare o di stare in questa relazione perché pensa che altrimenti non possa vivere. Cioè le frasi in genere che si ascoltano sono: non posso lasciare sì, il partner perché senza di lui non posso vivere, senza di lui non so più chi sono io, eccetera. Fino a instaurare anche una sorta di comportamento per cui si fa di tutto sì, per riuscire a cambiare il partner. Perfetto, quindi addirittura si può arrivare a dei meccanismi in qualche modo estremamente negativi, come per esempio appunto dall'altra parte lo stalking, giusto? Assolutamente, lo stalking è un fenomeno che si può instaurare, c'è il pericolo che appunto ci siano le molestie ricorrenti quando c'è un rifiuto all'interno di una relazione sentimentale, e il dipendente affettivo sviluppa anche qua tutta una serie di sintomi, tra cui la ricerca ossessiva, sì, il craving per esempio, che è il desiderio sì, molto forte di riavere l'ex partner, la tolleranza, i sindromi da astinenza, eccetera, e soprattutto il problema delle recidive. Quindi in questa ricerca ossessiva dell'ex partner si può inciampare in quello che è il fenomeno dello stalking, sì, ossia produrre tutta una serie di conseguenze negative nell'altra persona, tra cui ansia, pericolo per sé o pericolo per i propri cari, eccetera. Quindi dei meccanismi molto molto pericolosi, molto pericolosi, che dovrebbero essere troncati alla radice. Dovrebbero essere assolutamente troncati alla radice. Ci sono alcuni segnali che insomma ci fanno capire che ci può essere questo fenomeno di molesto, perché non sempre è consapevole, spesso è proprio dettato da questa spinta a Beh, riavere la, sì, la relazione. Due congressi l'anno scorso, i quali hanno suscitato un certo interesse nel pubblico dei colleghi psicologi. Assolutamente, una sorta di perdita di autocontrollo, ecco, che in realtà non si verifica, perché sì, lavorando sull'autostima si acquista appunto quella sì, sorta di autocontrollo che permette al soggetto di evitare questi comportamenti molesti. Perfetto, a questo punto la situazione è ancora più delicata, perché non trattandosi di sostanze stupefacenti, ma addirittura di un tema che appunto così
delicato, così critico, che può essere appunto quello dell'affettività, dell'amore, immagino che comunque sia le modalità di, per quanto riguarda appunto dal punto di vista degli incontri di uno psicologo, di uno psicoterapeuta come puoi essere tu, Massimo, siano appunto molto particolari. Ogni situazione immagino che risulti a sé. Assolutamente, ogni situazione a sé, e i vissuti personali del soggetto sono diversi appunto tra una persona e l'altra. Ogni coppia ha delle modalità interpersonali a sé che vanno sviluppate. Il dipendente affettivo spesso ha una mancanza o un vuoto che va analizzato, capito e studiato insieme, e questo può avvenire, anzi avviene, all'interno di un contesto psicoterapeutico. Dal punto di vista pratico, tu ti occupi, adesso categorizzare mi risulta sempre difficile, soprattutto parlando di affettività, ma ti occupi solitamente delle vittime di questi atteggiamenti o di coloro che potrebbero svilupparli? Io mi occupo, allora, ho iniziato a occuparmi di dipendenza affettiva lavorando con le vittime di stalking e anche con qualche stalker. E lì mi sono accorto che appunto una modalità di stare in relazione pericolosa trasversale. Però vedo anche delle persone che mi portano la sofferenza perché stanno all'interno in una relazione problematica e non riescono a venirne fuori. Per cui quali hanno anche dei suggerimenti. Suggerimenti, uno dei più importanti, soprattutto dopo il rifiuto all'interno di una relazione dove un dipendente può soffrire parecchio, è quello di evitare tutti gli stimoli che possono rinnescare appunto il desiderio, il craving dell'altra persona. Quindi buttare parlando via appunto di un tema così delicato, quindi quello dell'affettività, può sicuramente risultare quasi impossibile a volte dimenticare una persona, in particolar modo se ciò degenera in ossessione, per cui qualsiasi cosa in realtà può ricordare quella persona, anche andando oltre appunto a fotografie, numeri di telefono, perché addirittura magari delle situazioni possono ricordare vagamente il proprio affetto. Ma dato che appunto l'ossessione si è sviluppata in questo modo, può essere assolutamente qualcosa di rischioso. Per cui esistono dei casi forse così critici per cui la difficoltà risulta appunto maggiore? La difficoltà in alcuni casi è maggiore, si lavora con queste persone le quali devono riconquistare la propria vita. Il tempo è una variabile fondamentale. E anche la consapevolezza di essere nel tempo vulnerabili. Un minimo di vulnerabilità può rimanere sempre, anche se decade col passare dei mesi e degli anni. E poi ci sono delle strategie appunto che aiutano a superare i momenti. Ci incontra appunto le vittime di questi di queste quasi psicosi, di questi atteggiamenti ossessivi. Che cosa consigli? Perché immagino comunque che abbiano, magari possano avere il terrore costante appunto di avere addosso gli occhi di questa persona, appunto come abbiamo visto troppe volte, magari anche leggendo sui giornali e vedendo appunto alcuni telegiornali, appunto ci siano dei casi così critici che possono degenerare addirittura in persone che vengono sfregiate dall'acido, che vengono perseguite o addirittura uccise. Certo. Il consiglio è quello assolutamente di parlarne con i familiari, parlarne con gli amici, rivolgersi alle forze dell'ordine o dai professionisti che appunto si possono occupare della salute. In questa sorta di network di amici, genitori, professionisti e forze dell'ordine c'è la possibilità di poter vivere poi una vita in sicurezza. Ci sono stati invece magari dei casi positivi in cui comunque chi aveva questi atteggiamenti ossessivi è riuscito a ritornare tra virgolette in sé e comunque sia a moderare questo tipo di ossessione verso l'altra persona? Sì. Ci sono stati anche dei casi positivi, soprattutto quando lo stalking non è finalizzato a un obiettivo, quando è, possiamo dire, inconsapevole. Fare una sorta di proposta psicoeducativa, quindi spiegare alla persona che cos'è lo stalking, cosa sta facendo, quali sono i disagi che va a creare nella vittima, è successo che sia poi comunque ritornato indietro sui propri passi. Ripeto, ringraziando Massimo Zedda per essere stato con noi. A questo punto, amici ascoltatori, qualora foste appunto vittima di atteggiamenti di questa natura da parte di altre persone, o qualora voi vi sentiste appunto in qualche modo in una condizione alterata della mente, in cui comunque non riuscite a controllare certi
istinti, perché appunto parliamo di quasi istinti primitivi, animali che veramente fuggono il controllo della persona umana. A questo punto vi lascio i contatti, il numero da chiamare è il 339 67 98 686, mentre il sito web è www.massimozeddapsicologo.it. A questo punto ringraziamo appunto lo psicologo e psicoterapeuta Massimo Zedda per essere Questi stato con noi. Sono argomenti che tratto da diverso tempo: la dipendenza affettiva, il rifiuto nella relazione sentimentale e lo stalking, e mi soffermo sul pericolo dello stalking punto quando si è inseriti in una relazione sentimentale inappropriata, quella della dipendenza affettiva, o quando si è rifiutati all'interno di una relazione sentimentale. Risultando un problema così critico, forse quello che dobbiamo fare è sicuramente rivolgerci ad una persona competente prima che la situazione possa degenerare. Ringraziamo nuovamente Massimo Zedda per essere stato con noi. Grazie e buonasera a tutti. Buonasera. Sono disponibile a rispondere a qualsiasi domanda utilizzando i riferimenti che trovate qui nel video stesso, oppure sul mio sito www.massimozeddapsicologo.it. Grazie e buongiorno a tutti.